Mister Di Carlo, un pordenone mai così prolifico, dalla Ferrari sarò a oggi. Qual è il segreto di questa prestazione così concreta? Beh, eravamo molto arrabbiati perché non meritavamo assolutamente di perdere contro la Feralpi. I ragazzi in settimana abbiamo lavorato molto con i ragazzi sulle finalizzazioni, sul gioco, perché dobbiamo insistere su quello. E oggi è stata veramente una prova di grande personalità, di una squadra che voleva la vittoria, arrivata contro un'altra squadra che non avevamo mai perso in casa. Quindi è un valore diverso, secondo me, questa vittoria, che dà uno spunto a tutti quanti noi, che quando giochiamo con questa intensità, con questa aggressività, abbiamo dei giocatori che fanno male agli avversari. Insomma, l'avete detto ragazzi, serviva un approccio così e attaccare in avanti sempre, sempre, sempre. Sì, ma è stata proprio la settimana che abbiamo insistito su questo, quindi faccio complimenti al gruppo, alla squadra, ai tifosi che ci hanno sostenuto fino alla fine. E abbiamo dato un bel segnale, ma soprattutto siamo stati convincenti. Okay? Sia nella fase di non possesso, sia nella fase di possesso. Convincenti significa che abbiamo concretizzato finalmente la mole di gioco che riusciamo a fare durante le partite. Oggi è andata così, quindi ci prendiamo i 3 punti, ci serviva una vittoria, dopo una sconfitta ci serviva una vittoria, siamo ripartiti e questa vittoria qui deve dare più consapevolezza ai ragazzi, più forza, ma soprattutto che la stagione è lunga, sappiamo che è un campionato difficile, però vogliamo esserci anche noi lì a primeggiare con le altre. Anche le assenze vi hanno compattato ulteriormente, lo si diceva alla vigilia. Ecco, anche a volte succede anche questo. Purtroppo in settimana, per il lavoro che abbiamo fatto, qualcuno non è riuscito a recuperare, però quello che conta, come dico sempre io, è la squadra. E l'atteggiamento della squadra è stato un atteggiamento veramente importante, di spessore, di intensità, di concretezza e soprattutto la voglia di vedere, negli occhi si vedeva la voglia dei ragazzi di voler essere protagonisti oggi dopo una sconfitta che non meritavamo assolutamente. Entrambi gli attaccanti in gol e autori di veramente di una prova di spessore e primo gol di dubbio. Primo gol di Dubi, sono contento per lui, è ritornato al gol Candellone, quindi per noi è importantissimo perché ci dà fiducia soprattutto a loro. Hanno sempre lavorato per la squadra, io sono sempre stato comunque contento per come hanno lavorato. Sono contento per Zamarini che è il primo gol dopo un po' di tempo, quindi sono tutti giocatori importanti di questa squadra, soprattutto nella fase offensiva, dove quando giochiamo con questa intensità probabilmente si fa fatica a starci anche dietro qualche volta. Però bisogna anche fare i complimenti, secondo me, alla Pergolettese, perché è una squadra che è giovane, che non ha mai mollato, ha avuto le sue occasioni, siamo stati bravi a difenderci bene nelle occasioni che hanno avuto loro, e questo è lo spirito che voglio dalla squadra, saper soffrire, ma anche con quella qualità che abbiamo nella squadra di poter essere più concreti e più veloci nel gioco. In settimana su che tasto batterà di più la continuità, insomma, è fondamentale in questa corsa tra le prime che sono tutte lì e non trovano Sì, la dobbiamo continuità. guardare soprattutto solo a noi stessi. Io gli ho detto che questa settimana qua prepariamoci bene, lavoriamo bene su noi stessi. Le squadre di Serie C hanno tutte le qualità. Chi gioca 3-5-2, 4-3-3, ma tutti hanno qualità nel gioco. Basta vedere oggi il Renate, se non sbaglio, andando a vincere 4-1, giusto con la fila Pisadò. Cioè, è un campionato molto equilibrato con squadre che sono molto organizzate, con qualità. Guardiamo a noi stessi. Guardiamo al Pordenone, a migliorare quello che sono le nostre caratteristiche di gioco, perché dobbiamo soffermarci sul nostro gioco e guardare soprattutto noi. Quindi se miglioriamo ancora quello che dobbiamo migliorare attraverso la settimana, la convinzione, diciamo anche questo è il risultato che deve dare consapevolezza, no? Nei propri mezzi. Questo è il nostro percorso da fare. È lunga la strada perché ogni domenica ci sono tante difficoltà. Ritorniamo a casa nostra dopo aver perso il episodio, quindi mi aspetto una grande prova da tutta la squadra. Nel finale sono visti anche due giovani, Bottani e Masetti, insomma, l'abbiamo già visto. Sì, diciamo che si allenano con noi dall'inizio, ho voluto premiarli, ma non perché come premio, perché comunque sono dei buoni giocatori e quindi sono contento anche per loro, devono continuare a lavorare, crescere e quando si può di dargli anche l'occasione da 2 mesi e 3 mesi che si allenano con noi, quindi dargli quel giusto premio per fargli capire che se si allenano bene, sono con noi, sono il nostro gruppo, fanno parte della squadra.